il 3 giugno del 2010 esce fuori su un trafiletto sul giornale di Chiasso, in cui si informa la popolazione che durante un'ispezione al confine su un treno proveniente da Roma sono stati intercettati due spalloni, fra virgolette, con spalloni molto particolari che poi dopo vi dico, con una valigia contenente 135 milioni di dollari in buoni bancari interbancari, da intagli da 1,5 milioni di dollari. Solo che uno di questi spalloni era il cognato del ministro, del primo ministro giapponese appena destituito da un paio di mesi. Allora uno si domanda: che cazzo andava a fare in giro questo con una valigia piena di 135 milioni di dollari, che non è una cifra qualunque, no? È la più grande scoperta di traffico di valuta al mondo di tutti i tempi. E allora uno comincia a porsi delle domande. Dopo due o tre giorni esce fuori un'altra notiziola che dice che erano dollari falsi. Che erano dollari falsi. A che uno si domanda: che cazzo ci va a fare questo giro con 135 milioni di buoni bancari interbancari falsi? No, basati su dollari falsi. No, anche perché mentre i dollari stampati con la tipografia possono essere falsificati, i dollari interbancari in tagli da 1 milione di dollari o da 500 milioni di dollari sono firmati con cera lacca dal governatore della Federal Reserve personalmente, uno per uno, e quindi quelli non possono essere falsi, perché allora vuol dire che il governatore della banca della Federal Reserve firma il falso, perché solo lui lo può fare, perché sono unici, univoci, non possono essere diversi. Dopo un altro due o tre giorni esce fuori uno, dice: no, non è vero, non era falso, sono veri. Stiamo ancora aspettando, a distanza di oltre un anno, che cazzo di fine ha fatto sta storia. Nel frattempo le cose si sono un po' cambiate, perché nel frattempo il dollaro era crollato, poi è ricresciuto, poi la Banca Mondiale ha ritrattato tutto e dice che adesso l'unità di cambio non è più obbligatoriamente da vedere col Fondo Monetario Internazionale la divisa americana, ma potrebbe essere una specie di minestrone in cui dentro ci sono tutta una serie di paniere di altre cambio, divise, e forse poi il dollaro magari viene anche tolto fuori. E guarda caso però questo spallone, diciamo così, portatore di queste 135 milioni di dollari in unità interbancarie è il cognato del ministro delle finanze giapponese. Che sa dire questo? Domanda. La cosa è veramente interessante, perché ha alcuni aspetti interessanti. La prima è che a Chiasso fermano sempre le persone che devono fermare. Ma è bravo, non l'avevo detto. Gli altri dove... Su segnalazione, fermati. Su segnalazione. Dove vai? Ah no, aspetta, a Chiasso io sono passato tre volte senza essere mai tranquillo, senza passaporto, senza un cazzo. Allora, voglio ricordare un caso che mi è capitato. No, poi ve la racconto una. Da cui ho tratto la conclusione della nascita effettiva e reale dell'unità europea. Esattamente una ventina anni fa, forse di più, venendo io in macchina con dei miei parenti direttamente dalla Svezia, e avendo fatto in macchina tutto il tragitto possibile e immaginabile, 2500 km, non sono mai stato fermato, giustamente come ha detto Rassi, 2500 km, non sono mai stato fermato mai ai confini, perché l'Unione Europea era già nata. 20 anni fa e passa, 21 anni fa esattamente.
forse 22 anni fa, no, era già stata era nata, per cui i confini non esistevano più. Quindi voi immaginate quando fermano uno a Chiasso. L'altro aspetto che è ugualmente interessante mi ricorda una cosa molto interessante che va detta. C'era una volta un certo personaggio che di cognome si chiamava Bisaglia. Questo qui era un altro esponente della Democrazia Cristiana. Bella, c'era dietro un giro di affari che era legato all'azienda farmaceutica Fidia. Fidia farmaceutica. Questo giro che non è il caso di raccontare adesso perché è un giro molto interessante, lo racconteremo al momento opportuno perché è stato anche oggetto di molte interrogazioni parlamentari alle quali ovviamente non è mai stata data una risposta. Questo Bisaglia a un certo punto, che copriva i traffici di un'azienda, lo ripeto, Fidia farmaceutica, che di caso muore annegato. Ma questo in barca è caduto dalla barca ed è morto annegato. È una cosa normale, uno può cadere dalla barca, c'è anche un film, non so se lo ricordo, che questi qui stavano lì a discutere tutti dei politici, erano tutti radical chic, alla fine fanno un tuffo in acqua, nessuno si ricorda di mettere la scala, è un film bellissimo dal punto di vista simbolico, è eccezionale, e alla fine restano lì tutti come coglioni e annegano tutti quanti perché nessuno si era ricordato di mettere la scala nella barca, no? Quindi muoiono lì. Il film è bellissimo, non ricordo chi è l'autore, ma l'autore sicuramente è il regista e ovviamente gli attori e personaggi ad altissimo livello nella storia politica nazionale. Ma non è tutto, questo Bisaglia, che dicevo era uno che copriva a livello della Democrazia Cristiana certi traffici internazionali, ripeto, il fratello è morto in barca e non lui dopo copriva lui i traffici internazionali di Fidia farmaceutica. Lo diremo un giorno, diremo, racconteremo tutta la storia. Senza fare nomi, senza fare nomi. Vedono coinvolta una nota, una notissima premio Nobel nazionale, Rita Levi Montalcini, grande scienziata premio Nobel, di cui sappiamo tutto, di cui sappiamo assolutamente tutto. Non ha mai fatto un cazzo in vita sua. Vita, morte, miracolo. Comunque, lo racconteremo al momento opportuno. Il fatto è, lo strano non è questo, lo strano è che il fratello di questo Bisaglia, noto esponente della Democrazia Cristiana, Veneta, che era un monsignore. Bravo. Questo monsignore aveva la valigia diplomatica e attraverso la valigia diplomatica perché lavorava per conto di chi? Della Fidia farmaceutica. Portava ma anche Svizzera, per conto del BAS dopo tutto quello che è correlato, semmai lo aggiungi tu. Questo Don Monsignore, anzi Monsignor Bisaglia, andava in giro raccontando delle cose assurde, assolutamente inconcepibili, impensabili. Andava in giro a dire che niente o po' di meno che il fratello era stato ucciso. Complottista. Cosa vai a cercare? Fate vai a sfrugliare! Cosa vai a cercare? Vedi caso che l'ha trovato morto anche lui. No, l'ha affogato, caduto. Affogato! In un laghetto di 5 metri di profondità. Scusa, 5 centimetri di profondità, no? Molto poco. Allora, l'idea è questa: nessuno si è chiesto per quale ragione lui andasse a fare un bagno in quel lago. È interessante, no? Vai a fare un lago al lago? Io, francamente, non ci andrei, conoscendo i miei amici. Avendo distribuito in giro questa informazione relativa al fratello, io il bagno non lo farei, no? Come quello. Allora, sai, è capitato una volta a Gaspare Pisciotta, giusto? Che è stato il primo. Salvatore Giuliano vogliamo nominare? È stato il primo a bere il tazzo latte caffè. Salvatore Giuliano? Salvatore Giuliano lo vogliamo nominare? No, nominiamo Gaspare Pisciotta, che è più che sufficiente.
E poi, scusa, una persona così furba... Colonnello della US Army, Salvatore Giuliano. Allora, una persona così intelligente come Sindona, che si va a bere la tazzurella e caffè, io non so, ma voi sei Sindona e caschi sulla tazzurella e caffè. Mi sei degradato veramente, che Sindona sei? Che personaggio sei? Quale qualifica ti posso dare, cretino, che ti fai fregare sulla tazzurella e caffè? No, se io fossi stato Sindona, tu t'avrei bevuto, forché una tazza di caffè, che dite voi, scusate ragazzi? Io avrei bevuto tutto, tè, Carcadè, guarda, Carcadè è ideale, no? Ma proprio il caffè devo andare a bere. Eppure ha bevuto il caffè. Quindi, ritorniamo al discorso. Il fratello, ovviamente, di Bisaglia, muore annegato. E pace all'anima sua, no? Dopodiché sarà sicuramente in paradiso, essendo, no, un monsignore. Il destino del monsignore è andare a finire in paradiso, assieme a Giovanni Paolo I, no, che anche lui è un monsignore. Da monsignore diventato papa, si è permesso di andare a strugugliare su certe cose, in quel caso è morto. O no? È vero, è vero. L'unico che si è salvato. Anche Luciani. Oh. Luciani è durato un po'. Luciani è questo, Giovanni Paolo I. Oppure ci mettiamo, che ne so, Marcinkus. Marcinkus aveva una copertura tale per cui giustamente è andato a Chicago. Ma Chicago che cos'è? Non è la città di Scarface. Scarface è Al Capone. Allora io mi ricordo il grande Iacovitti. Col salame. A parte il salame. Iacovitti disegnando Al Capone, perché aveva fatto sì dei fumetti relativi al Capone, era bellissimo. Al Capone l'aveva disegnato con un uomo con una testa enorme, con tre cappelli in testa, era Al Capone. Arrivederci, ci vediamo l'altra volta.